Sandro, che se Conte concepisse la leadership come fatica sul campo, sarebbe stata l'occasione, la questione Videogrillo, se non per un parricidio, quantomeno per un atto che ne attestasse autonomia, forza, capacità di guida verso un proprio orizzonte. Perché non è andata così? Troppa forza ancora di Grillo, troppa debolezza di Conte? O tutte e due, sostanzialmente. Ma sai, quella di Conte è tecnicamente un nominato, no? La sua leadership non nasce appunto nel fuoco di una battaglia politica, da una rottura, da una lotta, dalla ricerca del consenso, no? È stato nominato prima a Palazzo Chigi e poi come leader del movimento. Ecco, il leader sostanziale è sempre Grillo, che faccio presente è il garante degli ultimi tre governi, compreso quello attuale. È stato lui a imporre, diciamo, quella svolta. Quindi, ecco, questa secondo me è quel delirante video di Grillo che fissa un punto di non ritorno per tante ragioni, diciamo, ragioni politiche, diciamo, in cui immettive così contro la magistratura non si sentivano dai tempi di Berlusconi, no? E lo fa chi allora difendeva i magistrati. Per il maschilismo e il familismo che permeano il video, ma anche per la scompostezza, ecco, perché sai, in quel video noi abbiamo, diciamo, un uomo che non tiene a bada i nervi, non ha la serenità, diciamo. Poteva essere, insomma, un'occasione per una svolta, ecco, non lo è stata, e mi pare che Conte all'interno del movimento stia usando lo stesso metodo che usava a Palazzo Chigi, no? Così come allora rinviava i dossier più spinosi, Ilva, l'Italia, prendeva tempo, qui rinvia il caso Roma perché non può affrontare la questione della Raggi perché non ne ha la forza, rinvia la questione Rousseau, rinvia la questione del doppio mandato. Ecco, quella è la sua leadership è diventata una grande attesa, aspettando Godot, sembra, no? aspettando Godot. E nel frattempo il movimento è afono, cioè, ma sta nel governo, ma è come se non ci fosse, non c'è un'idea, non c'è una allora, proposta. Aspettiamo che Conte batta un colpo. Nel frattempo a Palazzo Chigi oggi c'è Draghi. Luca Sappino, ti chiedo subito aiuto, mi dici diciamo, se abbiamo indiscrezioni sullo stato d'animo di Draghi dopo le ultime questioni, nel senso che abbiamo letto stamattina che lui si sarebbe molto irritato per la posizione della Lega, ne sappiamo un po' di più? Sappiamo che questa mattina